Buongiorno, le ringraziamo di questa magnifica manifestazione organizzata da Bruno Mancini e da Roberta Panizza. Sono felice di stare con voi. Io sono Angela Maria Ripperi, presidente delegata FILA Ischia Italia. E ho il piacere di portare i saluti di Silvana Arbia, giudice, del presidente del genocidio del Ruanda, sta a Venezia, poteva venire anche lei. Purtroppo le condizioni atmosferiche non hanno permesso perché Venezia è allagata, non si possono prendere neanche gli aeromezzi e né il treno. Quindi porto i suoi saluti. Porto i saluti per Dispari, di meglio, da Flora Rucco, la vicepresidente della DILA, e da Manuel Serri, che sono Manuel Serri è la presidente dell'IBDAT, e quindi faccio i suoi saluti anche da Flora Rucco, la vicepresidente sia della DILA che dell'IBDAT, di Milena Petrarca, presidente dell'Associazione Internazionale Latina New York, e anche presidente delegata Regione Campania DILA. Poi porto i saluti di Giuliano Sorai, Andrea Del Buono, anzi lo ringraziamo, il nostro dottore Del Buono è un medico internazionale, si occupa della salvaguardia della salute e della lotta contro i tumori, altrettanto anche Giuliano Sorai della Campania. E porto i saluti di Alfonso Correri, un noto architetto di Latina internazionale, molto amico anche di Bruno, che non potuto venire, e anche da Cecilia Solaces, Cecilia Solaces, che è la presidente dell'Associazione Orchidea Latina Messicana. Ecco, quindi ringrazio ovviamente anche quest'anno Bruno, Roberta Venizia, ma in modo particolare Mario Ceroli, che grazie a lui abbiamo questa bellissima antologia, Magari un'emozione, con la sua opera. Mario Cerri è un grande personaggio e mi fa piacere spendere due parole anche su lui. Mario Cerri ha lavorato a livello ambientale anche in edifici sacri, curando l'arredo della chiesa di Porto Rotondo nel 1971, di Santa Maria Madre del Redentore di Torre Bella Monaca a Roma nell'87 e San Carlo Borromeo al Centro Direzionale di Napoli 1990. Autore del proprio ambiente di vita e di lavoro, Cerri ha raccolto alle porte di Roma, uno spazio di 3.000 metri quadrati, i suoi lavori, una sorta di casa-museo, luogo straordinariamente suggestivo per il numero oltre 500 e per la qualità dei suoi lavori ivi raccolti, una forma di museo embrionale in continuo mutamento e accrescimento, egli fermamente intenzione di aprire al pubblico onde renderlo vivo, proibile, utile, infine, stimolo e modello a vantaggio delle più recenti generazioni di artisti. Quindi noi lo ringraziamo vivamente. No.